Though you see me looking, girl, go on and act right. Little person, let me see you in the spotlight. I turn around and let me see just what you curve like. Go grab your friends and y'all can come to the back. Marco, sei soddisfatto? Questo non è male. Dare i voti alle risposte potrebbe essere un nuovo sistema. Sì. È vero, come allo Zecchino d'Oro di mille anni fa, si banna Silvestri. Ciao, senti, scusa, forse ho avuto delle allucinazioni, ma a me è sempre sembrato un film politico questo. Cioè, perché l'82? Non è casuale. E tutti i personaggi rappresentano in modo molto forte una situazione che in un certo punto si è degradata. Anche il titolo, Aspettando il sole dell'avvenire, dal sole dell'avvenire, dal mio punto di vista, però dal tuo non lo so, volevo sapere qualcosa su questo. Io credo che Aspettando il sole sia un po' come una cipolla, è una di quelle, poi insomma, buffo parlare di troppo bambino, però insomma, di quei film che hanno tanti tipi di letture e man mano che lo sbucci ci trovi delle cose dentro. L'osservazione tua è una di quelle più profonde, cioè il 1982 è un anno strano in cui ancora ci si poteva perdere, perché i telefonini, internet dappertutto, eccetera eccetera, non c'erano, erano all'inizio, in cui ancora si poteva incontrare di notte. Ho letto qualche giorno fa una critica molto piacevole che diceva forse Panini ha scelto l'epoca perché, o quasi un'epoca, perché oggi come oggi imbattersi alle 4 di mattina in The Tour alla televisione è impossibile. Ecco, è un peccato, perché era bella questa cosa di base. Oggi se uno accende la tele alle 4 di notte ci sono o le tette o i gioielli, fine, o altre cose che sono anche peggiori. Allora, l'82 è una specie di punto di non ritorno. La televisione commerciale stava iniziando e avrebbe modificato per sempre il nostro pianeta e il paese, e contemporaneamente si entrava in un momento in cui non puoi più non essere perennemente connesso. Noi abbiamo vissuto finalmente la libertà di essere sempre connesso, e nessuno ha pensato alla libertà di non essere sempre connesso. Oggi io poi sono una persona non ansiosa ma apprensiva sulle persone che amo. Se dovessi trovare la mia fidanzata staccata, vado in ansia, cioè voglio sapere che cosa le è successo. Non sono geloso, quindi non penso che stia a letto con qualcuno, o se lo fa non me lo dice, ma insomma, però contemporaneamente vado in ansia. Perché? Perché ormai siamo perennemente in contatto. Allora io avevo bisogno che i miei personaggi potessero perdersi, potessero raccontare bugie. La fidanzata di Bova gli dice che è in un posto ed è in un altro, e lui l'ha scoperto chiamandoli la segreteria, cioè tutte cose che oggi non succedono più. Uno chiama e il cellulare o è acceso o se è spento è una scelta, e come scelta vuol dire che tu decidi di non farti trovare. In più ovviamente l'82 è l'anno dei mondiali e noi recentemente abbiamo deciso di non parlarne, e quindi sì, ha sicuramente una valenza politica, e secondo me in qualche modo profeticamente il titolo potrebbe essere anche, insomma, aspettiamo un risveglio in fondo nostro, del cinema, dell'Italia, di... In qualche modo Aspettando il sole contiene una serie di piccole rivoluzioni, dal modo in cui è stato prodotto, al modo in cui è stato affrontato dagli attori, al modo in cui è stato gestito. Spesso mi sento dire, non sembra un film italiano, e questa cosa mi fa strano, perché io sono italiano, sono tutti italiani, lei è naturalizzata italiana, quindi tecnicamente è fatto da italiani, con italiani, scritto da italiani, in Italia, a Roma, più Italia di così. E allora che cosa vuol dire? Forse non fa parte del genere film italiano, che vuol dire una determinata cosa. Però questo io credo sia uno dei mali del cinema italiano, invece, nel senso del cinema prodotto nel nostro paese, che è la mancanza di generi. Ne parlavo prima con Vanessa, in Spagna, piuttosto che in Francia, eccetera, la cinematografia locale copre tutti i generi, che vanno da la commedia, al dramma, al film politico, al film sociale, al film d'azione, al film di fantascienza, quando c'hanno i soldi, eccetera. Noi abbiamo come genere il cinema italiano, cioè tu dici, cosa hai fatto? Ma sto facendo un western oppure un film italiano, ma è un genere oramai. Invece Aspettando il sole, una delle piccole mine che contiene è quella di provare a fare un film di genere, innamorato dei generi, a cavallo poi tra la commedia, il dramma, quello, insomma, decidete voi.
Grazie. Io a questo punto coinvolgerei, se siete d'accordo, gli attori, comincerei proprio con Vanessa Incontrada, perché per me è venuta fuori la questione di un certo modello di recitazione. Poi appunto Cederno diceva, finalmente abbiamo avuto dei personaggi da costruire, da modellare, abbiamo ragionato con il regista ci dava retta, poi faceva come voleva lui. Adesso parlavamo di connessione in modo diverso, connessione ovviamente rispetto alla comunicazione. Allora, mettiamo insieme queste questioni e mi interesserebbe da tutti, velocemente possibilmente, proprio una micro riflessione sul vostro lavoro di interpreti e come vi siete connessi a questi personaggi, al di là immagino del piacere, del divertimento, quelle cose che si dicono sempre giustamente quando si è fatto un film. Vanessa, cominci tu, grazie. Io prima di iniziare questo personaggio ho studiato per un mese come si fa a fare la porno star. No, perché una delle prime domande che mi fanno dice, ma tu hai studiato, no, prima di fare questo di fare questo personaggio? Sì, tutti i giorni, la mattina e la sera ero a casa a praticare. No, io mi sono praticamente fatta guidare da Ago. Cioè, il bello di questo film è stato per me il lavoro che abbiamo fatto prima di iniziare il film. Mi ricordo che Ago venne a Napoli, io stavo facendo il teatro e venne a Napoli, siamo stati tutti un giorno a preparare un po' Kitty, no? Nel senso che capire come, da dove, come lavorarci, come far arrivare al pubblico questo personaggio che era ben preciso nella mente di Ago. Quindi io semplicemente ho dato il mio cuore, io lavoro dalle emozioni, non ho una tecnica o studio, dico allora io ora preferisco fare questa cosa. Purtroppo per fortuna, non lo so se è un purtroppo per fortuna, non ce l'ho, mi lascio guidare soprattutto da ciò che vuole il regista e poi ovviamente man mano è stato veloce perché poi è stato girato veramente, abbiamo avuto 5 giorni, abbiamo 4 giorni, quindi conoscere in 4 giorni Kitty è stato velocissimo. Però ecco, ho dato il mio cuore in mano ad Ago e l'ho messo dentro Kitty. Spero che questo sia arrivato. Claudio, facciamo una panoramica appunto da Vanessa, venire qua e poi cominciamo dall'altra parte. Buongiorno. Il mio personaggio, Tony, rappresenta tutto ciò che io non vorrei essere in qualche modo, perché è grezzo, un po' stupido, ma non è neanche stupido, insomma, è uno che vorrebbe essere più di quello che è in realtà, no? Forse sì, ho rappresentato una parte di tutto ciò che mi ricordo di quando ero bambino, degli anni Ottanta, insomma, quando ero piccolo io si stava sempre per la strada, no? Non c'era ancora timore di mandare i figli per la strada da soli anche a 7-8 anni. E mi ricordo certi personaggi che comunque avevano questo atteggiamento come se fossero chissà chi, magari perché sapevano impinnare sulla moto, dove andavano a fare gare e si sentivano di essere qualcuno. E lui penso che sia proprio quello, noi ci siamo immaginati che in realtà facesse un lavoro piuttosto banale, che appunto quando poi Santino tocca il loro punto debole, appunto gli dice voi siete banali, come questo momento è banale, voi siete banali, lui si sente toccato nella sua parte più intima, perché probabilmente è una cosa che gli ha detto il padre, oppure sa che è un tipo banale. E poi c'ha una certa ambiguità, ci piaceva dargli un'ambiguità, perché magari potesse essere un assassino, poteva far paura, così come a me questi tipi mi potevano sembrare veramente dei... Cioè, mi ricordo c'era uno, adesso parlo nell'infanzia, nell'adolescenza, però c'era uno che era esattamente così, nel senso che faceva il meccanico, quindi ce ne sapeva di motorini, pinnava con la moto, era uno che era sempre spavaldo in quel modo lì. E poi ha avuto a che fare con un tizio che era stato in galera davvero cattivo, e lui è rimasto, me lo ricordo bene, rimase chiuso in macchina dalla paura, cioè non scese neanche dalla macchina, lui era uno alto, grosso, insomma, e questo personaggio secondo me rappresenta un po' quel tipo di persona lì, tutto qua, insomma, poi... Little, 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 you got me just screwed up. All
Dio mio.